Ok, ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, ho avuto un contrattempo con il computer. Ho scoperto che il mio computer io non posso usarlo, cioè la telecamera, per fare la live. Però io spero che voi mi vediate. E se mi vedete, io vi chiedo di farmi sapere. Qualcuno, o magari Gaetano, può scrivermi da qualche parte. Perché io adesso qui sembra centro di controllo. Ah, benissimo, fantastico, grazie, vi vedo sul telefono. Ma sono abbastanza preparato, nel senso che mi sembra di essere davanti al centro di controllo NASA. Ho due telefoni, un iPad e il computer, che ovviamente ho scoperto che per qualche motivo la telecamera non posso usarla. Però vedete bene. Ah, perfetto. Allora. Prima di tutto, voglio dirvi che sono emozionatissimo di essere qua, contentissimo, felice. E, sì, abbiamo deciso ieri sera di fare questa diretta dopo aver fatto l'intervista. E sì, io già durante l'evento ieri sera e poi tutto ieri sera e tutto oggi mi sono sentito veramente, veramente, potrei dire a casa. Un'energia veramente, veramente che mi è piaciuta tantissimo e sono davvero grata a tutti per questa opportunità che mi state dando e per poter condividere con voi cose che ovviamente a me appassionano, ma perché le ho vissute e le sto vivendo, non perché le ho imparate. E sì, anche a me piace il quadro, dopo magari ve ne parlo. Allora, stasera sono contentissimo, un'ora e mezza insieme. Io pensavo, tra l'altro, siate pazienti, è la mia prima live su Facebook. Vedo i commenti, ma faccio un po' fatica, però aspettate che provo a scrollare. Ah, posso scrollarli in giù, perfetto. Io direi, a me piace tanto interagire. Però prima di farmi tante domande, magari aspettate un 10 minuti, un quarto d'ora. Io faccio un discorsino iniziale, diciamo, perché stasera parliamo di giudizio. Il titolo della serata è Dal giudizio al riconoscimento. Vi faccio un discorso, diciamo, generale, dove, diciamo, creiamo le basi su cui discutere. E poi vi chiederò, ma già adesso vedo che state scrivendo, grazie, sono felice che anche voi siete felici che sia qua, e vi chiederò appunto se volete, cioè mi chiedete quello che volete e io rispondo. E, sì. Allora, dal giudizio al riconoscimento. Abbiamo pensato di utilizzare questo titolo perché ieri sera è stato menzionato e io personalmente lo considero il giudizio, il seme della sofferenza. E vi spiego perché. Perché nessuno di noi è immune da quello che io chiamo il tribunale vivente. Cioè, noi viviamo in un tribunale vivente. Dal momento in cui ci svegliamo la mattina, a me adesso non capita più come una volta. Ma una volta per me era proprio così. Mi svegliavo, non avevo ancora aperto gli occhi, che già mi facevo delle pippe galattiche della serie. Oh cavolo, cosa devo fare? Che ansia. Ma dove devo andare? Ma cosa mi metto? E cosa penseranno? Per esempio, se io avessi dovuto fare questa live, che ne so, prima del 2002, a parte che non penso l'avrei potuto farla, ma un qualcosa di simile, mi sarei ansiato a mille già prima di alzarmi dal letto, perché mi avrei pensato, ma cosa dico, ma cosa non dico, ma cosa pensano, ma sembrerò uno stupido, ma sarò all'altezza. Insomma, puoi immaginare come uno già inizia la giornata. E poi comunque un po' sempre ci si dice, appunto, vado qui, vado là, cosa dico, come mi percepiscono. Ma ragioniamo su questa cosa. Diciamo,
Vediamo quello che succede in tribunale e nel tribunale vivente, che è poi più o meno la stessa cosa. Nel tribunale vivente, come in tribunale, ognuno di noi è un imputato. Ma cosa fa l'imputato? Cioè, cosa può succedere all'imputato? L'imputato è una persona che comunque è sotto accusa e proprio perché è sotto accusa è probabile o comunque ha già paura durante tutto il processo di essere condannata. Per cui possiamo immaginare questa paura, come che emozioni crea, che vibrazioni emana e cosa attrae a noi. E quando le cose, diciamo, vanno bene, cosa può succedere? Può succedere che veniamo assolti. Ma il venire assolti non è poi vincere la lotteria, dopo che abbiamo ansiato tutto questo tempo. E al massimo veniamo risarciti. E allora cosa facciamo? La miglior difesa è l'attacco. Per cui siamo noi che diventiamo la parte suprema, cioè il giudice, quello che emana la sentenza. E giudichiamo gli altri. Però una cosa che ci tengo a far presente è che di creativo nel tutto sistema giudiziario non c'è niente. Perché non c'è niente? Perché anche il giudice, che è lui sì che giudica, che emana la sentenza, può comunque e deve sempre solo attenersi alle regole del sistema giudiziario. E queste regole non le ha create lui. Non è un artista, per così dire, un creatore. È qualcuno di esterno, il sistema stesso, che gli impone di giudicare in un modo o nell'altro. Questo per dire che in questo sistema è un perdi-perdi, un lose-lose in inglese si direbbe. Cioè non c'è nessuno veramente che si sente bene. E chiedo infatti a voi, a chi di voi piace essere giudicati? Penso a nessuno. Però cerchiamo di capire perché giudichiamo. Tanta gente in effetti mi chiede quando pongo questo, quando parlo di giudizio, dice giustamente, ma io giudico perché altrimenti non saprei cosa fare, non saprei come comportarmi e non agirei. Ma quello che invece possiamo fare, che ho menzionato ieri sera, adesso lo vediamo forse un po' più approfonditamente, è, non è neanche un imparare, perché è un ricordare quello che già facevamo da bambini, che è il discernere, cioè organicamente, naturalmente, noi sentiamo, sappiamo come comportarci in una situazione, in base a cosa? In base a una domanda molto molto semplice, che è quella che invito a fare a tutti e a tutti voi adesso, d'ora in poi, vi invito a, oltre a farvi la domanda che penso ci facciamo un po' tutti, quando siamo approcciati a una persona, a una situazione nuova, che è, mi piace, è giusto o sbagliato? È bello o brutto? Vi invito a chiedervi, è giusto? Mi piace o non mi piace? Come mi sento a riguardo di questa situazione? Ed è quello che ci siamo sempre fatti quando eravamo bambini. Però poi ci hanno educato a onorare quello che è bello, quello che è giusto, quello che, diciamo, l'educazione voleva che noi facessimo. Ci dicevano non importa come ti senti, è importante che fai questo e ti deve piacere perché è bello e giusto. E
se non lo fai, non sei degno o degna del mio amore, o sei cattivo, e invece se lo fai, mi piaci e ti voglio bene. Per cui noi abbiamo, diciamo, confuso l'amore organico con il piacere, con l'apprezzamento. E abbiamo imparato un'altra cosa, abbiamo imparato la condizionalità e il controllo. Ed è per quello che il giudizio ci tiene abbastanza ingabbiati. Adesso voglio passare però la palla a voi, voglio chiedervi se avete delle domande a riguardo del giudizio. E fatevi vedere se avete già fatto qualche domanda. Tra l'altro, ciao Meia, ciao Alessia, ciao Rosi, ciao Gaetano. Ciao Veronica, Sofia, Amelie, Katia, ciao Cinzia, ciao Roberta, ciao Anna, ciao Rocco, ciao Maria Grazia, ciao Amelie. Buon pomeriggio, grazie. Ok. E Antonella dice, io non parlo di giudizio, la parola giudizio mi sa di condanna, io parlo di opinione. Grazie Antonella, questo è un bello spunto. Allontanati dal sentire, confrontati nel giudizio. Sì. Aspetta, allora, Antonella dice, io non parlo di giudizio, la parola giudizio mi sa di condanna, io parlo di opinione. Perfetto. Esatto, mettiamo i puntini su lei. Che cos'è il giudizio? Il giudizio è quell'aggettivo che è completamente inutile, ma oserei dire molto dannoso, perché è come fare una foto che non è reale, che aggiungiamo dopo Tizio o Caio hanno fatto questo o quello, quindi sono malvagi. Ok, Tizio e Caio possono per esempio aver tirato adesso, per esempio, una pietra contro la mia finestra, possono averla rotta, ok? I fatti, anche in un processo giudiziario, sono i seguenti. Tizio e Caio hanno lanciato una pietra contro la mia finestra e l'hanno rotta. Questi sono fatti. Io posso, in base ai fatti, posso sapere e sentire, ma questa cosa mi piace o non mi piace? Ok? E agisco di conseguenza. E molto probabilmente sarei molto più efficace che invece mi dicessi, che è quello che penso ci diciamo un po' tutti perché ce l'hanno insegnato, Tizio e Caio hanno tirato la pietra, hanno rotto la finestra, quindi Tizio e Caio sono dei malviventi. Il momento che io ho emanato questa sentenza, cioè quindi sono malviventi, proprio energeticamente io mi sono chiuso, mi sono isolato e ho ovviamente isolato loro. E da lì in poi io non riesco più a riconoscere quello che è successo, ma neanche a riconoscere loro, che in fondo sono una parte di me, sono un'estensione di me, un'estensione di me stesso. Il giudizio isola, il giudizio ci chiude, la sentenza è questo il male che fa. La sentenza ci separa dal tutto, dal mondo. E uno dei motivi, in effetti, per cui ho scelto di focalizzarmi molto sul giudizio e il riconoscimento è perché ho saputo, e non è neanche tanto, sarà solo 2 o 3 anni fa, che studiando, che il numero di suicidi tra gli adolescenti nei paesi occidentali, cioè nei nostri, dove comunque in generale anche i giovani hanno una famiglia, hanno degli amici, economicamente stanno bene, magari hanno anche la salute. E il numero dei suicidi tra di loro è in vertiginoso aumento. E la causa principale, sapete qual è? La vergogna. La vergogna uccide. E quando l'ho letto, mi ha veramente toccato questa cosa. Perché non sto andando nel personale più di tanto, però perché no? Io voglio aprirmi, secondo me è importante condividere la condivisione anche questa. Mi ricordo
mia mamma, che non è stata bene per anni e poi è mancata, e fisiologicamente stava benissimo, ma proprio non era sana. Aveva ogni tanto delle crisi, come se fosse epilettica, ma non è mai stata diagnosticata epilettica, erano crisi isteriche. Ma io, lei era molto ingabbiata dal giudizio, anche secondo me perché è stata allevata fino all'età di 5-6 anni dalle suore. E le suore, immagino, allora fossero molto giudicanti. E ricordo quando non stava bene, parlava proprio di questa signora nera che la giudicava. Ma questo per dire che sì, che dietro quasi tutti gli scompensi psicologici ed emotivi c'è un giudizio. C'è un giudizio che quando capito, compreso, per quello che è, se ne può liberare. E secondo me quando capiamo questo del giudizio abbiamo poi la chiave in mano per aprire quelle che io chiamo le gabbie psichiche. E la gabbia suprema psichica, secondo me, è il pregiudizio. È quello proprio che ci immobilizza, quello che fa sì che pensiamo magari vorrei fare qualcosa o dire qualcosa a qualcuno, e poi però subito ci diciamo ma no, guarda, tanto non va bene, tanto prendono, pensano che sia stupido, non sono capace, ok, boom, e chiudiamo già tutte le porte e ci immobilizziamo. Per cui grazie, mi pare fosse Antonella che ha fatto questa domanda molto pertinente, perché comunque, come anche ieri sera qualcuno aveva poi scritto in un commento, che il giudicare l'atto è una cosa tra virgolette positiva, ma il giudicare la persona che invece fa male. Ed è proprio così, perché in effetti gli atti, sì, sapere che un atto, diciamo, è sbagliato è sano, ma una persona non è mai sbagliata, e a noi fa male essere giudicati e giudicare gli altri, perché è una irrealtà universale, è proprio una falsità. Perché in fondo, comunque, noi volessimo parlare di... Okay, anche presupponendo che esistano i giudizi, noi abbiamo tutte le caratteristiche a livello personale che potremmo giudicare. In ognuno di noi c'è una cicciolina, in ognuno di noi c'è una Maria Teresa di Calcutta, in ognuno di noi c'è un Hitler. Pensateci un attimo. Sicuramente ci sono state circostanze dove nel piccolo o nel grande vi siete comportati magari in modo non generoso, a volte in modo generoso, in modo accogliente, in modo sgarbato. Cioè, il dire che noi siamo in un modo o nell'altro non è veritiero. Vediamo se c'è... Avevo intravisto un'altra domanda. Allora, scusate. Ciao Elena, sono contento che sei riuscita a entrare. L'ansia da prestazione, che tragedia, Alessia dice. Assolutamente sì, quella lì è... Mamma mia, è che sì. È quella lì è un'ansia che ogni tanto c'è. E lì la si affronta, secondo me. E una volta affrontata si vede che non era poi tutto quello che, e anzi, è quel po' di adrenalina a volte serve, è quello che ci sprona a dare il meglio, molto probabilmente. Noi stessi, Alessia, noi stessi siamo il giudice peggiore, assolutamente, e il più severo, soprattutto quando giudichiamo la nostra persona. In effetti. Vi invito infatti a ragionare sul fatto che il giudizio degli altri ci può disturbare solo fino a che, e ci tengo a dire fino a che, perché se ne andrà. Comunque, fino a che in noi, e va benissimo così perché l'abbiamo interiorizzato, ma in noi c'è del giudizio. Il momento che in noi il giudizio non è più presente, il giudizio altrui non ci tocca più.
Questo è importantissimo da realizzare e imparare. Perché? Perché la persona che mi dice che si sente giudicata, in fondo si giudica lei stessa. Se io ho paura del giudizio altrui, sto già giudicando l'essere giudicato dagli altri. Lo vedete com'è un circolo praticamente molto, molto vizioso. E una delle radici, diciamo un motivo fondamentale per cui, secondo me, come l'ho detto ieri, ma per chi non c'era ieri sera, lo ribadisco adesso e magari lo ribadirò tutte le volte che ci vediamo. Tutto quello che esce da questa bocca è solo frutto di mie opinioni basate su le cose che ho studiato, le cose che so e che penso di sapere e mie esperienze, ma assolutamente non sto dicendo che sia la realtà. Secondo me, alla base un po' di tutte le sofferenze e sicuramente del motivo per cui giudichiamo, c'è la dualità, il fatto di credere nella dualità, cioè nel giusto, nello sbagliato, nel bello, nel brutto, on or off, e questo o quello. Noi pensiamo molto in modo dualistico. In effetti, quando siamo confrontati con un problema, molto probabilmente, un po' tutti, d'amblè ci diciamo ho un dilemma. Perché diciamo così? Perché siamo abituati un po' a pensare, la nostra mente pensa in modo un po' binario, o spento, acceso, giusto o sbagliato. Ma io vi invito a iniziare a vedere le cose in modo diverso. Gli indiani già ne parlavano tanti anni fa, adesso la fisica quantistica lo ha dimostrato. Loro già parlavano di gli infinilemmi, lo dico io, che si chiamano, potrebbero chiamarsi infinilemmi, ma loro parlano di trialemmi, cioè ogni problema ha non solo due soluzioni, ma ne ha almeno tre e anche molte di più. Cioè le sfaccettature, le vie che possiamo intraprendere in un problema non sono mai solo due, sono molto di più. E la nostra mente, che a me piace dire che mente, lo può capire. Basta appunto farle vedere, capire che è sempre stata abituata a funzionare in un modo limitato, ma adesso può iniziare a ragionare in un altro modo. Ma tornando alla dualità, secondo me è dovuto al fatto che crediamo nel bene, ma crediamo anche nel male. Crediamo che ci sia una forza opposta al male. E questo cosa crea? Questo crea conflitto. Perché i conflitti, sapete da cosa sono creati? I conflitti sono creati dalle ambiguità, dalle cose poco chiare. E queste cose poco chiare creano in noi delle angosce, che sono lecite. Cioè, il giudizio appunto è una irrealtà sacrosanta, la dualità è un'ambiguità che non è veritiera, e a livello intimo lo sappiamo che c'è qualcosa che non va. E continuiamo a vedere il bello e il brutto dappertutto. Ma adesso ci tengo che facciamo di farvi vedere una cosa, spero che funzioni con la telecamera, ma penso di sì. Alcuni di voi magari l'hanno già vista. Adesso vi faccio vedere. Ecco, la vedete penso tutti, giusto? Questa barra su questo foglio. Ok, allora, mi scrivete se secondo voi, allora questo qua è grigio scuro, giusto? La barra da questa parte è grigio scura e la barra qui è grigio chiara, ok? Cioè questa barra è di due colori. Sì, grazie Giuliana, ok. E ci siamo, non siamo pazzi. Questa barra è fatta di due colori. Sì, anche Moira dice sì, ok. Adesso state con me, vediamo se riesco a farvi capire cosa voglio fare. Adesso, io questo foglio, e facciamo tra l'altro, immaginate che questo sia il male, questo è il male, questo è il bene, questo è il brutto, questo è il bello, questo è lo sbagliato, questo è lo giusto, ok? Guardate, io adesso piego i lati così, uno,
Poi pieghiamo quello sotto, voglio che vedete, perché che vedete che non c'è un trucco, cioè che non sto facendo, truschinando e farvi vedere un altro foglio. Però, allora, aspetta che devo piegarlo un po' meglio. Allora, ecco, guardate un po' adesso, guardiamola un po' adesso. La barra è dello stesso colore, lo vedete? È tutto uguale, esatto Anna Maria. La barra è tutto uguale. Se io faccio così, voilà, il trucco. Questa è un'illusione ottica, ragazzi. Ma questa illusione ottica è un'illusione cosmica. È quella che chiamano il Maya, gli indiani lo chiamano il Maya. Quello è un mondo visivo, quello fisico, è un mondo illusorio. Cioè, questo, perché questo relazionato in contrasto con lo sfondo, che vedete qui è scuro, qua è chiaro, fa sì che la barra appaia diversa, è la relatività, però la barra è uguale. Voilà, per cui, e questo dimostrerebbe quello che, magari l'avete già letto, già sentito, il fatto che l'odio non è altro che una dimostrazione disfunzionale dell'amore, ma è una gradazione diversa, ma uguale. La paura anche, non è tanto l'assenza di amore, la paura anche qua è una dimostrazione di amore, perché noi quando abbiamo paura e magari siamo aggressivi, vogliamo sempre difendere qualcosa o qualcuno, abbiamo paura di perdere un qualcosa o un qualcuno, e l'aggressività nasce dalla paura. Questo in fisica si può dimostrare con il fatto che la temperatura, i termometri, no? Noi abbiamo detto che a zero, da zero diventa, poi da zero gradi in su è caldo, da zero gradi in giù è freddo. Però è tutta la stessa energia, cioè meno 300 gradi sotto zero e più 300 gradi è la stessa cosa. È sempre la stessa energia, che una sembra fredda ma l'altra sembra calda. In effetti, quello che si chiama il dry ice, in inglese si chiama, si dice in italiano, penso sia il ghiaccio freddo, il ghiaccio asciutto, ti brucia. Se tu tocchi il dry ice, il ghiaccio asciutto, che è quello che è bellissimo, se lo metti in un contenitore, e tanto più con un liquido caldo, fa quella nuvola che poi cade giù, che sembra hai fatto una pozione magica, una cosa bellissima. E comunque, ciao Pamela, sono contento, sei qua. E se lo tocchi ti brucia, cioè ti ustiona proprio. Questo per dire che la dualità non esiste. Il male, quello che chiamiamo male, è una gradazione diversa di quello che chiamiamo bene. Ma è la stessa cosa. Per cui, quando noi... ghiaccio secco, grazie. Quando noi giudichiamo qualcuno o noi come essere cattivi o malefici, stiamo semplicemente pensando a noi in un modo illusorio, in un modo che non siamo, perché noi siamo quella polarità, ma siamo anche l'altra. Cioè noi in quel momento ci stiamo sentendo così. Io in effetti, una cosa che invito le persone a fare, se una persona veramente è in una situazione difficile e succede che magari una persona ti ha trattato in un modo veramente che non ti piace, non ha adempito certe cose, insomma, tra virgolette, non ha onorato la tua fiducia, ti ha tradito, ecco, per usare questo termine. L'essere arrabbiati ci sta, però guardate la differenza. Se io a questa persona le dico, reagisco con questa rabbia, la esprimo così: sei un malvagio o che ne so, io ho fatto la foto, ok, mi sono disconnesso, non sono sicuramente più in grado di ascoltare l'altra persona, perché il giudizio è come, a livello psichico energetico, come un contenitore, perché come abbiamo già visto prima, quando emano la sentenza il caso è chiuso, tu sei un malvagio, per cui boom, io non ho
è come se facessi così, tu puoi parlare ma io non sento più niente. L'altra persona ovviamente reagisce allo stesso modo, si sente a livello intimo, è per quello che il giudizio, guardate, a nessuno piace essere giudicati. Anche ai bambini, anche se non sanno cos'è il giudizio, lo sentono, perché è veramente un attacco psichico, perché la nostra essenza a livello animico ci risentiamo, c'è un qualcosa che dice no, no, non è vero. Per cui l'altra persona già si indispone, anche se consciamente sa magari di avere fatto una cosa che non va bene, però anche a lui o lei quando parte l'embolo e si sente giudicata, si chiude e cosa fa? Contrattacca, no, sei tu ancora più malvagio che di me. Qual è l'alternativa? L'alternativa, secondo me, potrebbe essere esprimere sì il disappunto, ma guarda la differenza. Quello che hai fatto proprio non mi è piaciuto, mi sento, guarda, malissimo, mi hai fatto, sto male. Ma già verbalizzandolo così, lo sento già che è più organico, sono già più nel mio corpo, è una cosa animica, e magari sì, mi urlo, magari poi piango, ma non attacco. E cosa succede? Che sono molto più presente, non mi sono chiuso, e l'altra persona, se agiamo in quel modo, e credetemi, io l'ho fatto, adesso se è, mi comporto così, primo li spiazzi subito comunque, perché, oh cavolo, non, è una cosa diversa, è una cosa organica, è una cosa vera, e che qua è un assunto mio, sarebbe un dire quello che bisogna vivere, ma molto probabilmente anche la persona rimane più presente e si scopre molto probabilmente il motivo vero. Cioè quella persona poi ti dice quello che non ti avrebbe detto se fosse sentita giudicata. Perché non si sente giudicata e in quel momento si sente a proprio agio. Perché sapete le persone, appunto, quelle che stanno male o quelle timide o che... Cioè le persone comunque che soffrono del giudizio e che poi magari giudicano... In fondo sono persone, come un po' tutte anche le persone che sono molto ansiose, in fondo chi è tanto ansioso, chi soffre o ha sofferto d'ansia, e chi di voi ha sofferto d'ansia può, scrivetemi se dico delle cose vere o no, sono persone molto, ma tutti lo siamo, comunque persone molto molto sensibili, che appunto si sono un po' chiuse e sono, per non essere giudicati, magari diventano, appunto, si chiudono o diventano un po' più introverse, si comportano in modo un po' più introverso. Quando incontrano una persona, che ne so, voi, che siete liberi dal giudizio, magari sempre o con loro in quel momento, ok, e fate caso se vi è già capitato, questa persona si apre con voi, la vedi proprio che sta bene. Ma perché sta bene? Perché noi... Proprio perché, e continuo a dirlo perché è una cosa vera, noi siamo un uno con tutto. Io, tra l'altro, non vi vedo ma vi sento, e tra l'altro veramente vi sento proprio, a parte leggervi. Io sto parlando a me stesso, voi siete un'estensione di me stesso. Io sono un'estensione, una parte di voi, come anche tutte le cose fisiche fuori di noi. E a tutti piace essere a nostro agio. E proprio perché siamo contattato con gli altri, noi, a livello... psichico ma anche energetico, molto inconscio, e per alcuni, devo dire, per certi sensitivi anche conscio, lo sentiamo, li sentiamo i pensieri degli altri, perché sono vibrazioni. L'elettromagnetoencefalogramma, infatti, è uno strumento che rileva l'attività cerebrale, che è elettrica, i nostri neuroni cerebrali comunicano tramite segnali elettrici. Questo apparecchio li rileva. Figuriamoci noi. Poi i telefonini, sappiamo che i telefonini possono comunicare da parti lontanissime del pianeta, addirittura potrebbero essere nello spazio. Figurati noi che li abbiamo inventati, anche noi abbiamo le stesse capacità. Questo per dire che quando siamo con una persona o pensiamo a quella persona, se quella persona ci giudica, noi lo sentiamo. Magari non sappiamo come cosa, ma c'è un qualcosa che... Non so come spiegarvi, però ditemi se sto dicendo, secondo voi, delle castronate o no. Ma questo per dirvi che quando una persona si apre con noi, si apre con voi, a volte è perché si sente a proprio agio. E a volte le persone proprio che gli altri giudicano tanto, proprio perché sono molto sensibili, magari sono diventate un po' spigolose,
quando hanno la fortuna magari di incontrare te, che non le giudichi, ti coprono d'amore. E scrivetemi se vi è mai capitato, mi è capitato diverse volte, è bellissimo. È bellissimo perché si dà, hanno magari l'opportunità, e per certe persone è l'opportunità magari che non gli ha mai dato nessun altro, di essere viste per cosa sono, cioè di essere riconosciute. Perché noi quando non giudichiamo siamo presenti, quando non emaniamo la sentenza siamo con la persona. La vediamo, la sentiamo. Se noi abbiamo già deciso che tu sei, io ho già deciso che tu sei, pum, 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 chiuso, il caso è chiuso, ciao, e diventa solo una cosa più solo intellettuale. Katia, vedo qua, scrive, Katia dice: il giudizio spesso nasce dalla non accettazione, ma è anche più importante superare il pregiudizio, quell'idea che si forma in noi prima ancora di vivere una determinata situazione, un evento o una persona. Sì, assolutamente, assolutamente. Perché quella proprio ti ingabbia, il pregiudizio proprio è la gabbia suprema. La critica, Marina dice, la critica è lo specchio dell'anima. Chi giudica gli altri sta parlando di se stesso. Guarda, sì, mi viene da sorridere perché sai che di ogni tanto è quello proprio che dico. Che i bambini, che secondo me, guarda, i bambini sono dei dei, sono dei dì e delle dee, fino a che noi non li condizioniamo, educhiamo così tanto che li facciamo andare invece che del cuore, nell'anima, nella testa, con i nostri giudizi e pregiudizi. Ma loro la sanno lunga, perché in effetti dicono: chi lo dice lo è 100 volte più di me. Ed è proprio così, infatti. Chi giudica ti sta dicendo, però un attimo, ti sta dicendo qualcosa di lui o di lei, sì, però anche lì è solo una metà della verità, perché ti sta dicendo quello che crede di non essere, quella parte che crede di non avere, e allora la progetta fuori e non gli piace, cioè la giudica. Ma in effetti lui o lei non è quello. Quello è frutto dei suoi condizionamenti mentali. Per cui chi lo dice lo è 100 volte più di me, più o meno, sì, ma neanche, perché neanche la persona che giudica è quello che giudica. Pensa, è un po' vittima, secondo me siamo un po' tutti vittime quando ci arrabbiamo, e sicuramente arrabbiamo a livello cerebrale, cioè non sta succedendo niente e pensiamo a una situazione, a una persona e ci arrabbiamo. È lì perché siamo vittime dei nostri condizionamenti mentali, ma non siamo noi. La persona arrabbiata, vi invito veramente a ricordare che non ce l'ha con voi. La persona arrabbiata ha visto in voi o nella situazione un qualcosa che gli ricorda qualcosa di irrisolto, che magari aveva vissuto veramente un trauma che aveva vissuto quando era piccolissimo, piccolissima, o una credenza che è a sua, e un qualcosa di simile fa sì che le parta l'embolo, ma non è mai personale, non è mai contro di noi personalmente, perché quando parte l'emozione è il frutto di una storia, di una interpretazione. Questo magari facciamo un incontro un'altra volta, ma sulle emozioni, ma ci tengo a fare una parentesi, che tutte le emozioni, che siano brutte ma anche quelle belle, sono tutte frutto di interpretazioni. Perché se noi fossimo in uno stato di presenza tale, noi avremmo delle sensazioni, sì. Ma la sensazione è diversa dalla emozione, un po' come la differenza tra l'istinto e l'intuito. E anche qui non c'è giudizio, non è che una è meglio o peggio dell'altra, assolutamente no. Ma a livello animico, animale, gli animali secondo me non si chiamano animali per niente, per caso, perché loro sono anime incarnate, loro non, magari hanno anche qualche emozione, ma sono molto più istintivi e sensoriali. Loro seguono proprio quell'istinto di: mi piace, mi avvicino, non mi piace, me ne vado, e non si fanno pippe mentali. Mentre noi,
proprio perché siamo stati educati a onorare di più quello che dovrebbe piacerci o dovrebbe non piacerci, perché se no ci amano o non ci amano, viviamo in modo cerebrale e onoriamo un sistema giudiziario esterno e non quello che sentiamo noi. E lì l'intuito è anche un po' la stessa cosa, ma l'istinto, l'intuito è un po' un mischio di istinto, di sensazione, ma anche un po' di interpretazione, di intelletto, di conoscenze. Detto questo, tutto serve e tutto ha la sua validità in momenti, contesti diversi. Adele dice: io ho superato i giudizi altrui quando ho smesso di giudicarmi e ho iniziato ad amarmi. Sì, assolutamente, assolutamente. Quando un modo veramente efficace per superare il giudizio è quello di, voilà, di impararsi ad amarsi, di diventare autonomi emotivamente e i genitori di noi stessi. Quando siamo bambini, allora il bambino ha un bisogno fisiologico ma anche emotivo, basilare, che è quello di ricevere. Il bambino deve essere amato, il bambino deve ricevere, ha bisogno, quello è proprio un bisogno, ha bisogno di amore ed ha bisogno di essere nutrito, ok? Ed è anche per quello, i bambini non sono stupidi, lo sanno che devono stare al gioco, cioè se il mamma o papà gli dice Pierino, non mi importa chi ti senti così, questo non lo devi fare, non ti deve piacere, Pierino lo sa che non può ribellarsi. Perché? Perché è vincolato doppiamente, cioè lui ha bisogno prima di un tetto e di mangiare, cioè di essere fisiologicamente protetto, ma anche bisogno di amore proprio, ha bisogno di essere amato. Per cui farà di tutto il bambino per compiacere. Poi il bambino, l'anima del bambino ha quello che si chiama amore cieco, cioè farebbe veramente di tutto, è un amore che non è oggettivo, proprio perché è così grato di essere stato messo al mondo che sopporterebbe di tutto, incredibile. Però la cosa cambia quando diventiamo adulti. Quando diventiamo adulti la cosa si ribalta, cioè noi adulti abbiamo come bisogno primario non l'essere amati, sapete, è l'amare, è il dare. Noi quando siamo adulti è bene ed è sano. Anche qui non c'è mai un dovere, perché ognuno può vivere come vuole, però se vogliamo vivere organicamente e bene, serenamente, è utile rendersi conto che noi abbiamo più bisogno di dare, di amare, che di essere amati. Poi ovvio che se ami torna tutto, quella è una legge universale. E una cosa da tenere presente è che non abbiamo più bisogno degli altri per la nostra sopravvivenza. Beh, non è detto, però per la nostra sopravvivenza materiale, per la maggior parte di noi può essere così, magari per altri no, comunque normalmente non abbiamo bisogno degli altri per sopravvivere fisicamente, ma neanche emotivamente. Cioè, io non ho più bisogno di compiacere, essere compiaciuto, non con compiaciuto da qualcun altro, per cui assecondarli. No. Però perché noi facciamo così? Noi facciamo così fino a che non ci rendiamo conto che noi abbiamo sviluppato una sensibilità che io chiamo la fasulla, falsa, finta, diciamo, la finta sensibilità, che non è una sensibilità organica, animica, energetica, emotiva, è una sensibilità che può essere anche collegato con quella animica, ma è una sensibilità emotiva, ma è intellettuale, è una sensibilità egoica. Cioè noi siamo diventati, perché siamo stati educati, ma oserei dire condizionati, a essere sensibili alle aspettative, al compiacimento altrui. Ma questo compiacimento non è amore, ma tante volte soffriamo perché abbiamo confuso l'apprezzamento con l'amore organico. Ma anche qua perché?
Perché da bambino ci parla normalmente, a me il messaggio è stato questo, ma che sia chiaro, non perché i miei genitori non mi amassero o perché amavano loro tutti, ogni genitore, ma ognuno di noi, in ogni circostanza, fa il meglio che può in ogni situazione. Però anche loro, se anche loro sono stati educati, condizionati così, la loro mentalità è quella. Per cui il messaggio però è questo, appunto, se ti comporti come ti dico io, sei bravo, sei degno d'amore e ti amo, mi piaci e ti amo. Se non ti comporti così, non mi piaci, non ti amo, non sei una persona degna di amore. Per cui noi siamo, e quella è condizionalità e controllo puro. E abbiamo imparato questa condizionalità e controllo, abbiamo imparato a comportarci come vogliono loro, ma a livello inconscio noi abbiamo anche imparato a controllare gli altri, ad avere delle aspettative. Ma immaginate che io adesso vi parlo veramente come se vi dicessi questo, come se fossi il vostro genitore, perché secondo me vi avrebbero parlato così. Prendetevi un attimo e, vabbè, se guidate no, non fatelo, ma se siete a casa magari chiudi gli occhi un attimo e immagina che ci sia tuo papà e tua mamma davanti a te e che ti dicano: sei perfetta, perfetto, così come sei. Ti amo incondizionatamente. Sappi che quando ti comporti in un certo modo che produce certe conseguenze che non sono benefiche, non portano agio né a te né agli altri, a nessuno, non mi piacciono tanto, ti voglio sempre bene, ed è più difficile per me dimostrarti l'amore che ti voglio. E le conseguenze di queste azioni non piaceranno magari neanche a te. Quando invece ti comporti in questi altri modi, che sono poi apportano beneficio a te e agli altri e a tutto quello che ti circonda, mi piacciono personalmente ed è molto più facile per me dimostrarti l'amore che ti voglio. La vedete la differenza? Cioè la premessa iniziale è che tu sei perfetto e io ti amo incondizionatamente. Ovviamente certi comportamenti sono più difficili, è più difficile che scatenino in me questa emozione che comunque c'è per te. E la differenza secondo me è questa, e quando riusciamo anche a iniziare cerebralmente a capire certe cose, già tutto un po', diciamo, si può contestualizzare. Qualcuno tra l'altro, non so, c'era apparsa una scritta, non mi ricordo chi eri, che voleva mettersi nel video qua. Io non so se dovevo cliccare o cosa significhi, non mi ricordo più chi c'era, ma c'è arrivata una scritta e diceva wants to join the video. Moira dice: buonasera, concordo con lei. Io, dammi pure del suo, Moira. Io penso che siamo tutti giudicanti, sì, chi più chi meno, sì, portati alla critica, ed è difficile non ascoltare il giudizio altrui, purtroppo. Sì, Moira, in effetti quello che scrivi è verissimo. E sì. E tra parentesi, ci pensavo già oggi perché pensavo a quello di cui avremmo parlato stasera. E se vi andasse, una volta potremmo fare un incontro, in effetti proprio, e Moira me lo stai ricordando, sulle subpersonalità, cioè sulle diverse personalità, parti della nostra personalità, che tutti abbiamo, le parti diciamo piccole di noi che formano la nostra personalità, che lavorano in contemporanea, secondo me, comunque con la nostra essenza, con la nostra parte animica. E io sono convinto che per vivere, diciamo, più serenamente, indipendentemente da quello che succede, e il capire che siamo anima, ma come dice anche Moira, ci sono anche queste parti, e imparare a vederle, accoglierle e capirle. E anche queste parti, quando comunque. Poi, vabbè, qui così non so, è difficile farlo, ma ci sono delle modalità terapeutiche, per esempio, dove si può parlare con queste parti,
chi fa le costellazioni familiari, più o meno il procedimento potrebbe anche farsi così. E comunque queste parti si sono formate, perché a livello morfologico queste cose sono anche vive e non sono malvagie, sapete, anche loro, anche la parte giudicante, se la si fa esprimere, è tenera, cioè è uscita perché voleva proteggere il bambino, che magari si sentiva ferito dagli altri. E allora cosa fa? E attacca. Però questa parte giudicante, che è una delle che abbiamo un po' tutti, diciamo, chiamiamolo il critico interno, sapete che quando capito è usato, è veramente può essere un alleato grande. Perché? Perché per esempio le persone che sono, che fanno le cose molto bene, meticolose, quelle che chiamiamo perfezionisti, a volte un aiuto ce l'hanno proprio da questo critico interno, che hanno imparato ad usare in modo positivo, perché questo critico interno gli dice: oh, io desidero che tu stai facendo un bel lavoro. Cioè, ci sprona anche a dare il meglio di noi. Questo per dire che l'universo, quello che chiamiamo, a me piace chiamarlo vita, perché dire Dio a tante persone lo associano magari a un Dio religioso, ok, ma chiamatelo Dio, chiamatelo vita, chiamatelo là, non importa. Comunque, chi ha creato il tutto, se è una qualcosa intelligente, non ha creato niente che non serva. Cioè, tutto ha il suo scopo. E per cui sì, grazie Moira per ricordarmi di questo. Katia dice: il giudizio continuo verso noi stessi nasce soprattutto dall'insicurezza. Assolutamente. Diventando più forti dentro di noi, riusciamo a poter vivere più serenamente. Occorrono molte diverse prove nella nostra vita per comprendere che in realtà siamo tutti perfettamente in grado di accettarci come siamo, senza più ansie e paure limitanti. Sì, esattamente. Sì. L'accettazione è veramente, è forse alla base della serenità, perché il pensiero, che può essere esplicito o implicito, ma che ci fa soffrire, è sempre uno ed è universale. E dice: le cose dovrebbero essere diverse da come sono. Il mondo dovrebbe funzionare in modo diverso. Lui o lei non avrebbero dovuto comportarsi così. Però si sono comportati così. Però il mondo gira così. L'accettare questo è alla base della serenità. Detto questo, non è sempre facile. E perché? Perché per esempio, giustamente, una persona può dire: ma io ho dato la mia fiducia, il mio cuore, in mano a un'altra persona, e magari anche esplicitamente ho chiesto che fosse trattato questo cuore, questa fiducia, in un certo modo, che ne so, che fosse onesto in una circostanza, ok, e non l'ha fatto. E certo, ci sta che la cosa non ci piaccia. E qui ovvio, però finché noi non attuiamo quello che chiamiamo perdono, se noi non scegliamo a un certo punto poi di lasciare andare, di liberarci, perché il perdono è anche un peso che ci portiamo noi, ma non scegliamo di accettare questa cosa, ma non con l'accetta, cioè di accoglierla e accettarla in quel modo, rimaniamo appesantiti da questo. Oserei dire comunque che se fossimo consapevoli di tutto e proprio di tutto quello che succede, difficilissimo a livello mentale, non avremmo neanche bisogno del perdono, perché capiremmo che, e vedremmo, riconosceremmo, ecco, che non c'è niente, nessuno da perdonare, che chiunque in ogni istante di questa vita si sta comportando al meglio, date le esperienze, le conoscenze, le capacità che ha. Come sempre, facile a dirsi, difficile a farsi quando si è dentro. E lo so e ci tengo a dirlo, perché in effetti se qualcuno di voi sta vivendo una situazione difficile può pensare: non è così. Però quando comunque il fatto è accaduto,
quando ci hanno, diciamo, ci hanno mentito, ci hanno anche fatto del male, sì. Il fatto è finito, cioè la persona magari è stata anche condannata o non c'è più, ok. Pensiamoci, il nostro malessere, quella sofferenza è tutta autoinflitta, è generata dai nostri pensieri che generano le nostre emozioni. Cioè con un po' di volontà e un po' di anche resistenza alla sofferenza che c'è subito, ci si può liberare veramente da qualsiasi sofferenza. Il dolore è inevitabile nella vita, secondo me. Cioè, se io, immaginate, questo è una birra, ma fosse un martello, mi martello il dito, mi fa male, questo è dolore, è vero, ma il dolore, sia fisico che emotivo, se non è alimentato da pensieri, ha un lasso di vita che non è così lungo, è sicuramente quello emotivo. Anche lo shock rimane con noi perché non lo metabolizziamo, però se ne andrebbe. Quello che ci fa soffrire, cioè il fatto che 3 settimane dopo che è successo il fatto, noi siamo ancora male, è perché rimuginiamo, perché ci diciamo ecco, non doveva farlo, è un... Però questo, facile a dire, se è difficile a farsi, ma lo facciamo noi e si può imparare a non farlo. Ok, qui sono i colori, vado a vedere, ci sono anche delle altre domande. Ghiaccio secco, ah, se ero andato sulle stagioni. Io spesso, Katia dice, io spesso ho sofferto d'ansia, mi riconosco nelle tue parole, grazie. Sì, Katia, io non ti conosco, ma penso che la tua ansia sia stato frutto di tanta sensibilità, perché comunque anche la persona ansiosa è una persona che ama, perché più ami e più a livello umano, è ovvio, ti attacchi a qualcuno, a un qualcosa. E più genera, quando succede un qualcosa e disturba questo tuo equilibrio emotivo che avevi, e parte l'ansia. Cioè, per cui anche qui non giudichiamo l'ansia. È un'altra cosa che secondo me è importante, l'ansia non è l'ansia da curare. L'ansia anche qua è può essere molto molto utile, un'alleata, perché l'ansia è quel campanello d'allarme che ci dice che c'è qualcosa che non va, ma cosa c'è dietro l'ansia? Per cui un'amica anche lei, è come se io qua, sono qua seduto a casa e c'è un incendio e l'ansia è l'allarme che urla, che dice ehi Luca, fai qualcosa, spegni il fuoco. Se noi curassimo solo l'ansia, e ci tengo a dirlo perché veramente ci sono delle tecniche psicologico, anche oserei dire delle persone che lavorano a livello psicologico focalizzandosi sulla depressione o sull'ansia, a livello farmacologico si fa proprio solo così, ma è come se io tagliassi i fili dell'allarme antincendio, la casa sta bruciando e io sono tranquillo perché non sento l'allarme, è pericoloso. Per cui, tornando all'ansia, anche lei secondo me è un'alleata, come tutto, se scegliamo che lo sia. Io scelgo di credere che tutto quello, proprio fenomenologicamente, cioè a livello fenomenologico, nella realtà, nel qui ed ora, quello che appare sta a me. Ecco, diciamo pure giudicarlo, se vogliamo stare nel giudizio, giudicarlo come positivo o come negativo. Io scelgo, se devo giudicarlo, rimanere nel mentale, giudicarlo come positivo e usarlo a mio favore. Se invece vogliamo avere una visione più profonda, diciamo, mistica, che è quella che dell'unione e quella che trascende proprio il bello e il brutto, la dualità e i giudizi, non lo giudichiamo proprio. Lo accogliamo, lo guardiamo, proprio guardiamo con presenza e vediamo dove gira. E mi viene in mente, ve la dico perché mi piace moltissimo, molti di voi immagino l'avete magari già sentita un casino di volte, la storiella di quest'uomo che viveva con un figlio in campagna e avevano un cavallo. Avevano un cavallo che un giorno si perde, se ne va. E i vicini di casa vanno da questo signore e gli dicono ma come sei sfortunato, e adesso ma che tragedia, come fai? E lui
li guarda e gli dice: ma chi lo sa, forse bene, forse male, chi lo sa. Una settimana dopo, il cavallo che se n'era andato arriva con altri 20 cavalli, per cui lui si ritrova con 21 cavalli. Anche qua i vicini di casa arrivano e gli dicono: ma sei fortunatissimo, ma che bella cosa, wow, fantastico. E lui, anche qua, li guarda e gli fa: ma chi lo sa, magari è bello, magari è brutto. Suo figlio, lavorando vicino ai cavalli, viene colpito da un cavallo e si rompe una gamba. Stessa storia, i vicini vanno a trovarlo e gli dicono: ma che sfortuna, adesso come fai? Tuo figlio non ti può aiutare. E lui di nuovo: ma chi lo sa? Magari sì, magari no. Cosa succede poi? Che un mese dopo la loro nazione va in guerra con un'altra nazione e il figlio, che aveva la gamba rotta, non parte in guerra. Avete capito? E finisce così. Cioè, anche qui il giudizio è sempre una realtà parziale, è sempre un vedere un pezzo di un qualcosa, ma non vediamo mai il tutto. Vera che dice: anch'io mi riconosco in quello che dice. Moira dice: anche io soffro. Scusi, eh? Angela, Luca, sono pienamente d'accordo. Ok. Giuliana dice: vero. Antonella dice: riconosciamo negli altri le nostre ferite, anche se le abbiamo superate. Sì, è anche vero, Antonella, assolutamente. Riconosciamo negli altri le nostre ferite, anche se le abbiamo superate. Sì, è vero. Sì, risuonano con una parte di noi che magari ci ha fatto soffrire. Sì. Anche lì, imparare ad accettare. Diciamo quello che ci ha fatto soffrire è una cosa utile, sai, perché sapete, sai, perché quella che chiamiamo empatia, compassione, si sviluppa proprio anche così. Cioè, è difficile, ma anche lì è normale. Una persona che non ha mai provato un dolore grande, profondo, è normale che non possa risuonare o magari. Poi non è detto, ci sono persone che riescono anche senza aver sofferto, non voglio generalizzare, però è più facile per chi ha sofferto sentire, risuonare con la sofferenza altrui. Per cui sì, sì. Anna Maria dice: è vero, sentiamo il giudizio degli altri, bisogna imparare a lasciar perdere. Assolutamente. Allora. Lenuccia dice: avviene una comunione energetica. Si sta nella stessa frequenza. Sì, noi comunichiamo sempre a livello energetico, psichico, inconscio, è tutto proprio un comunicare. Proprio la parola comunicare lo dice già, è una comunione. Per quello che, anche qui, non voglio che sembra perché sembrano quelle cose che dici bisogna fare attenzione a tutti, in effetti no, in effetti non è che bisogna fare attenzione a tutto quello che diciamo, dipende anche dall'energia che diamo dietro. Però la comunicazione è importante, quello che esce dalla nostra bocca non possiamo tornare indietro. Quando abbiamo espresso un giudizio è fatta, è uscita. Poi magari per quello che se riuscamo, anche qui facile a dirsi, difficile a farsi, ma quando siamo arrabbiati, sfoghiamoci magari veramente, ma cavolo, in modo organico, perché quando alla persona o qualcuno abbiamo detto perché sei uno una, aia, non possiamo tornare indietro e scomunichiamo. Invece le parole gentili accomunano. Ci fanno comunione, ma anche quando non parliamo, noi siamo sempre in effetti a livello energetico, o siamo vicini, o siamo semplicemente non risuoniamo, un po' come l'acqua e l'olio, no? E questo anche ci tengo a dirlo, ecco. Non abbiamo bisogno, ma proprio non c'è bisogno né di giudizio, no, non c'è bisogno di giudizio, e né neanche tante volte di dire le cose. Se vogliamo dirle, diciamole senza giudizio, se riusciamo, a meno che non vogliamo ferire. Però sapete cosa? Che quando, e lo chiedo a voi, scrivetemelo se vi rivedete, quando ci conosciamo
un po' più a fondo, possiamo permetterci di sapere, di essere fiduciosi che le persone che risuonano con noi arriveranno a momento e debito, e le persone che non risuonano con noi è proprio come l'acqua e l'olio che non si amalgamano, si allontanano. E secondo me è fantastico, una cosa organica, appunto non c'è. Per questo, per dire che una persona che non risuona con noi, che non ci piace, perché giudicarla? Per cosa si fa? Cioè non ce n'è bisogno, anzi, sono una persona diversa da noi, punto, basta. Ci tengo a dirlo e a sottolinearlo, perché io, come dicevo ieri sera, veramente io sono, io ero ma giudicante di più. Cioè, non sto scherzando, io ero veramente una cosa incredibile. Se, non ve lo dico perché mi censurate le cose che pensavo, ma davvero spietato. E anche se non le dicevo, tante volte le dicevo anche apertamente, devo dire, ma anche quando non le dicevo apertamente verso la vita, io ero incavolatissimo con la vita, ma proprio per me la vita era, se c'era un Dio, la parola Dio, non la sopportavo. In effetti cosa facevo? Risuonavo con persone rissose, incidenti in macchina, mi facevo male fisicamente, cioè proprio perché questi giudizi e pregiudizi risuonavano, facevano comunione con cose simili. E adesso è tutta un'altra stolfa. Perché? Perché per le cose di cui stiamo parlando, perché ho scelto di credere, mettiamola su questo lato, semplicemente di credere che ci fosse un modo diverso di vivere, un po' più funzionale. Angela dice, imparare a non giudicare nessuno è un importante passo per la propria crescita e per il rispetto verso gli altri. Sì, assolutamente. Sì, è il rispetto. Grazie per aver scritto questa parola. Mi risuona questa parola, sapete perché? Perché una delle cose, tra l'altro, che ho capito crescendo, e che non avevo capito, io ero una persona molto irrispettosa e pensavo che questa mia irrispettosità verso persone, cose o ambienti che non mi piacessero fosse una cosa positiva, che non ci fosse niente di male. Però mi sono reso conto che poi che questa irrispettosità io ce l'avevo anche magari sia verso di me che verso la mia famiglia, i familiari, mio fratello, mio papà. Il rispetto è amore. Ripeto, il rispetto è amore. Quando noi non rispettiamo una persona, anche se crediamo che abbia fatto qualcosa che noi giudichiamo in modo negativo che è, noi non siamo persone che stiamo amando. Perché, anche qui, perché se una persona la vede in un modo diverso da noi, anche magari non ci ha fatto niente, e lo vediamo a livello politico sempre, no? Che si attaccano le idee altrui e si vede che non, di fisico non c'è niente, ma c'è un conflitto. Questo non rispetto non è un segno di amore. Comunque, vabbè, non voglio sbordare troppo, andare troppo nel mentale esoterico. Antonella dice, vero, mi è capitato di essere ringraziata per l'accettazione che ho trasmesso, anche senza parlare, solo con la presenza. Sì. Possiamo farlo adesso. Tutti, per chi non guida non lo faccia, però guardiamo tutti, concentriamoci solo per anche solo un 30 secondi neanche su quello che c'è davanti a noi, sul respiro e sul corpo. Oh, io oserei dire, io vi sento. Poi, guarda, se è un trip mio non lo so, ma sì, si sentono le cose. Vera dice, è vero? Ok. Katia dice, sai Luca, ascoltarti mi fa riflettere su tanti passaggi della mia vita e ti ringrazio perché mi stai aiutando a vederli con più chiarezza. Katia, ti ringrazio tantissimo. È il mio sogno. Glielo dicevo e glielo dico anche adesso se c'è ancora. Allora, a Gaetano e anche a Pamela, che anche lei mi aveva già, la conoscevo già, mi avevano tutti e due, mi avevano già parlato di questo gruppo, ma tutti anche, chi fa parte del team con cui ho collaborato, ma anche voi che c'eravate ieri sera che avete scritto. Io qua mi sento davvero
bene e sono felice di questa interazione appunto live, che io non l'avevo mai fatto e mi piace tantissimo, perché è istantanea. Lo so che non ci vediamo di persone, sarebbe bellissimo, però è una cosa live. E sì, ed è diverso da quando invece prepari qualcosa, che anche a me piace tantissimo creare, preparare, ma così d'amblè mi piace, grazie. Giuliana Bianco, riconoscere noi stessi e in altri aspetti caratteriali e come... Oh, scusa, perché una domanda. Giuliana dice, Biazzo, riconoscere noi stessi e in altri aspetti caratteriali è come mettere un giudizio? No, secondo me no. Perché tu puoi riconoscere, il riconoscere e essere obiettivi. Ok, se una persona, per esempio, bella domanda, non so se mi spiego, però ti faccio le due casistiche e spero di chiarirmi. Se una persona, per esempio, ci ruba il portafoglio, ok, che ne so, siamo sulla metropolitana e arriva qualcuno e prende il portafoglio dal nostro zaino. Oppure una persona con noi si comporta in modo aggressivo. La realtà è che questa è la realtà oggettiva, è riconoscere che sì, quella persona mi ha rubato il portafoglio, sì, quella persona si è comportata verso di me in modo irruento, quello è una cosa, è un riconoscere. Il giudizio, il giudicare sarebbe dire lui o lei è un ladro, lui o lei è aggressiva. Rendo l'idea, si è comportata in modo aggressivo. Quando vuoi far capire a qualcuno qualcosa, un comportamento che lui o lei ha, che ti piace o che non ti piace, sai qual è la cosa più efficace? È dire alle persone quello che non ti è piaciuto e quello che ti è piaciuto. Cioè, guarda, mi è piaciuto di te quando mi hai detto o quando hai fatto, quando ti sei comportato o comportata così. Non mi è piaciuto quando sei comportato o comportata così. E lo capiscono molto di più. Se noi diciamo, oh, sei stato cattivo, sei stato stupido, ok? Loro non possono capire perché appunto si sentono giudicati. Ma attenzione, l'altra lato della medaglia, anche qui lo facciamo tutti, niente di male anche qua, però è soprattutto a livello manageriale, adesso si stanno anche aprendo mentalmente, ma lo usano ancora, un modo per manipolare le persone è fare tanti complimenti, cioè, oh, sei bravissima, sei bellissimo, sei qua, sei là, ma va bene, niente di male, però anche lì è un giudizio, la persona si sente goduta, diciamo, si sente carica, però comunque è una responsabilità che a livello animico non piace, perché quella persona poi a livello inconscio si sente stressata, perché sa che la prossima volta deve di nuovo comportarsi così, se no non viene più giudicata così. Rendo l'idea, cioè ha fatto la stessa cosa, dire se ti comporti così mi piace, così non mi piace, depersonalizza quello che stai dicendo e toglie un po' di responsabilità che altrimenti l'altra persona sentirebbe, ed è meno manipolatorio, perché tutti i giudizi, anche quelli positivi, possono essere manipolatori, a meno che non li diciamo con una certa consapevolezza. Il caso classico qual è? Le due persone che si innamorano e sono e mettono su un piedistallo, idealizzano il partner che è bellissimo, è bellissima, è bravissimo, è bravissima, fino a che? Fino a che le loro aspettative non vengono infrante. Allora lì si ribalta tutto. Da essere i loro migliori amici, i loro migliori amanti diventano i loro peggiori nemici e i peggiori amanti, capisce? E quello è l'arma a doppio taglio del giudizio, perché non, finché non capiamo che uno può essere bravo e bello, giusto e sbagliato allo stesso tempo, andiamo sempre su e giù, che poi ragioniamoci un attimo, che cos'è giusto e cos'è sbagliato? Lo sapete che, allora, se noi digerissimo, ruttassimo, ecco, digerissimo,
fortemente in un ristorante, ma anche a cena qualcuno, qui è giudicata una cosa negativa, giusto? Maleducazione. In Giappone il ruttare anche al ristorante è segno di apprezzamento, di gratitudine per quello che si è mangiato. Cioè, in Bolivia il parlare di lavoro a una cena o a un pranzo, anche lì è una cosa sbagliata, che non si fa. È maleducazione perché gli incontri, i pasti devono essere sviluppati per alimentare devono avere l'intento di sviluppare le relazioni personali, ma non quelle economiche. Ma anche senza andare lontano in altri posti. Cos'è bello, cos'è brutto. Oggi le minigonne, che ne so, sono di moda e allora sono belle. Tra 6 mesi le minigonne sono out, non sono più di moda e allora sono brutte. Cioè è un campo minato, anche lì come facciamo? Non potremmo mai sapere quali sono le regole del sistema giudiziario da adesso a domani o in un altro posto. Per quello che il giudizio è un campo minato. Allora, Giuliana dice, riconoscere noi stessi in altri aspetti caratteriali è come mettere un giudizio? Ah, abbiamo detto, secondo me no, dipende come lo si fa. Ok. Ah, ciao Silvia! Ciao. Allora, Katia, diventare autonomi emotivamente. Sì, autonomi emotivamente. Perché sapete cosa? La cosa sana è... ogni tanto butto l'occhio perché non voglio sbagliare, sono più 11 minuti, è volata, e comunque io potrei ancora parlare una vita. Comunque, non mi ricordo più cosa volessi dire. Ah, sì, diventare autonomi emotivamente. Vi invito a considerare che è una cosa sana dipendere dagli altri per cose materiali, a meno che non vogliamo farci tutti noi. Per esempio, voglio il pane. Vabbè, adesso penso durante il lockdown, mi sa che tutti hanno imparato a fare il pane. Comunque, quando non c'è il lockdown, voglio il pane, non posso, non so farmelo, non voglio farmelo, dipendo dal panettiere e gli do anche da lavorare e vado dal panettiere. Voglio fare un impianto elettrico, chiedo un elettricista. Ma a livello emotivo, non abbiamo bisogno, ripeto, da adulti, di niente, di nessuno. Però anche qua, questa è una cosa alla quale vi invito veramente ad aprirvi e ad interiorizzare, che non è facile per tanta gente, ma sapete perché? Perché anche qui è il sistema culturale che abbiamo creato, molto umano e, ripeto, molto egoico, quello romantico. E li nomino anche adesso, che li nomino sempre, io prima o poi, se li conosco, devo troppo abbracciarli, anche durante il Covid lo farei, sono Laura Pausini e Eros Ramazzotti, che le loro orecchie devono fischiare troppo, che sono fantastici secondo me, ma mi fanno morire perché dai testi delle loro canzoni veramente sono, cioè secondo me a livello, diciamo, spirituale non sono poco veritieri, di più, cioè non vivo più senza di te, la mia vita non ha senso, mi hai infranto la vita, ma ragazzi, ma scherzi, no, scherzi a parte, e noi abbiamo interiorizzato queste cose che veramente sono delle storie assurde, io dico così per metterla sul simpatico, sul leggero, ma sono veramente queste credenze, che sono solo delle credenze fasulle, sono causa di malessere, addirittura c'è chi uccide o si butta giù dalla finestra per queste cose. Ma perché? Non è difficile, perché credono che per star bene devono ricevere amore da un'altra persona, ma anche lì quell'amore è solo un apprezzamento, cioè è un piacimento, non è amore vero. Comunque, allora, Anna Maria dice, la mia Rottweiler oggi mi ha vista e sentita in videochiamata e le sono scese le lacrime, siamo 4 mesi che non ci vediamo, wow, che bello, ma fantastico, cioè la Rottweiler ti ha vista e sentita in videochiamata, favoloso, gli animali sono qualcosa di incredibile. Ciao Alessandro. Allora, hello Wendy, how are you? Oh, that's wonderful to see you. Daniela, Emanuela, ciao Rosy, grazie Enza, Marina, ciao Silvia, ciao, grazie, anch'io ti ringrazio Silvia, grazie tante, Maria,
Ah, buonasera Vera, dice, accettarsi e accettare qualsiasi sofferenza, anche atroce, serve per la nostra evoluzione, vero? Assolutamente sì, serve tutto. Anche qua lo riporto perché l'ho sentito un miliardo di volte, perché l'ho letto, perché ci credo, ma anche qui con le pinze, per poi non, a me non piace tanto dire le cose come fossero arrivate solo dalla Bibbia, ma anche lì il semplice pensare che sia vero riesce secondo me a farci star meglio. La vita non ci propone niente che non siamo in grado di affrontare. È così benevola, anche la tragedia più grossa. E se riusciamo, e secondo me se c'è volontà riusciamo sempre, non è facile, lo so tante volte, ma se riusciamo ad accogliere quello che succede, a metabolizzare, e magari non subito perché ci vuole un attimo, ma poi a interpretare, a dare un senso a quello che è successo, a vedere quello che io chiamo il dono nascosto, sì, vediamo Vera, anche la sofferenza è servita. E dietro alla più grande tribolazione si cela sempre il più grande traguardo, la più grande vittoria. Sapete un pensiero che mi aiuta tantissimo, adesso sempre di più, del quale mi dimentico a volte, sapete, magari succede qualcosa, mi parte l'emolo, dico cavolo, mi preoccupo per un po'. E poi il momento che però dico aspetta un attimo e mi faccio questa domanda, secondo me le domande che ci facciamo sono veramente molto potenti. E la domanda è questa, non vedo l'ora di scoprire, vedere, sentire cosa c'è di positivo in questa situazione. Qual è il dono nascosto? Oh, funziona sempre. La nostra mente, che mente, è uno strumento fantastico, come il cagnolino al quale se noi tiriamo il bastone ce lo riporta, o la mente raggiunge sempre l'obiettivo che vogliamo. Se noi le chiediamo cosa c'è di positivo qua, credetemi, è come il motore di ricerca di Google, da quell'istante in poi arriverà la persona, la situazione, qualcosa che a me succede, ma fatelo anche voi, vi invito a fare. Prima che dopo tante volte dico, ah, e inizio a vedere tutto in un altro modo. Anche qui è fantastico perché questa cosa noi la possiamo a livello mentale girare come vogliamo. Noi viviamo in una realtà dove la dimensionalità qua è incredibile, tutto si può capovolgere e a livello mentale è ancora più facile. Bravo, fantastico. Mi dispiace che magari non riesco a leggere tutti i commenti. Giuliana, ah, una cosa che ve la butto lì, poi la riprenderemo un'altra volta, secondo me anche è importante. Una cosa che secondo me è molto importante, cioè molto importante, che ci può aiutare a vivere bene e a trascendere il giudizio, perché noi appunto perché giudichiamo? Perché pensiamo di dover sapere, dobbiamo dimostrare magari qualcosa a qualcuno o a noi stessi o vogliamo proteggerci, ma essere a nostro agio con il dirci, con l'ammettere, non lo so. Non lo so. Perché è successo? Non lo so perché questa persona fa quello che fa. Non lo so perché lui è così. Che in fondo è la realtà, noi tutta la realtà non la sappiamo. Ma è difficilissimo, sapete, per me ci è voluto tanto tempo essere tranquillo a dire agli altri, non lo so, però ti aprono dei mondi. Perché quando noi siamo tranquilli a dire non lo so, noi ci apriamo proprio. Facciamo così perché noi abbiamo paura che dire non lo so. Vuol dire ammettere di non sapere niente come se perdessimo tutte le nozioni che abbiamo acquisito, ma non è così, loro rimangono ma ci apriamo. Ma il momento che io, sicuramente che giudico, dico perché è così, boom, e mi chiudo, ma il momento che io penso lo so, io sono già chiuso, penso di non dover più acquisire niente. Con parentesi, secondo me il non lo so aiuta a capire di più e non giudicare. 4 minuti, vediamo cosa riesco ancora a leggere. Giuliana dice il perdono è la chiave di molte cose, perdonando noi stessi e gli altri si vivrebbe in modo più leggero, assolutamente, condivido. Maria Grazia dice, ma un margine di miglioramento nel rapporto con gli altri c'è, l'analisi dei nostri comportamenti migliora la nostra vita, assolutamente. Oh ragazzi, sono troppi, ciao Matilde,
perché non so fino a quando vanno, però vi prometto, io adesso li leggo e rispondo se c'è una domanda esplicita. Grazie Graziella, grazie Marina, perché non voglio iniziare a fare un discorso che poi in 3 minuti devo stopparmi. Silvia dice: questa metafora del cavallo è bellissima, l'abbiamo sperimentata nel periodo del lockdown. Sì, esatto, Silvia, nel lockdown è proprio stato così. È bello o è brutto? E chi lo sa? E in effetti, se vogliamo, vediamo in effetti tanti lati positivi. Perché in fondo, secondo me, ma pensiamoci insieme, c'è tutto dappertutto. Ripeto. C'è tutto dappertutto e noi siamo la sorgente di tutto. L'universo, e questa è fisica quantistica, che secondo me è simile al misticismo. I mistici parlano di unità, di una cosa tutt'uno, la fisica quantistica di non località, Jung dell'inconscio collettivo. Ma cosa ci dicono? Che l'universo è olografico. Che tutto quello di cui noi abbiamo bisogno in qualsiasi istante della nostra vita è qui. E in qualsiasi istante della nostra vita la cosa che noi abbiamo sempre, che cos'è? Noi stessi. Questo finché non. Ma anche la nostra essenza, secondo me, io non credo alla morte, ma qui sicuramente ce l'abbiamo finché siamo vivi anche solo il corpo. Ma anche quando perdiamo questo, ce l'abbiamo. Comunque la nostra essenza ha già tutto. E se noi scegliamo di credere. L'invito è solo questo, di scegliere di credere, di essere i generatori di tutto e di cosa intendo? Io intendo generatori di pace, di emozioni, che vuol dire certo magari lavorare sui nostri giudizi, sui nostri pregiudizi, ci potrebbe aiutare a vivere serenamente. Sono 18:59, c'è la. Beh, in Italia è 20:59, no, 19:59, ci salutiamo. Oh, ragazzi, vi voglio bene, grazie, grazie, grazie di essere stati con me, sono stato benissimo e ci rivediamo, mi pare, venerdì sera alle 10:30. Se parlate in inglese, mercoledì sera la faccio, mi pare, oh cavolo, mi pare alle 7 ora inglese o 8 ora italiana in inglese. E, sì, ciao, devo staccare perché penso sia passata l'ora. Ciao. Ci sentiamo e ci scriviamo comunque. Ciao, buona serata, grazie a tutti. Ciao, io immagino di schiacciare qua, no? Sì, faccio così. Oh, come. Ah, fine.